Eva, quanti premi, grazie, grazie, grazie davvero. Grazie a tutte queste aziende che poi li hanno messi in palio, come tradizionalmente e classicamente si dice. Veniamo al conferimento del premio Civiltà de Marsi, un altro premio Civiltà de Marsi questa sera. Sono moltissimi gli illustri destinatari di questo oramai importante riconoscimento nazionale, e quest'anno, in occasione del ventennale della manifestazione, ci è sembrato corretto omaggiare una persona dal ricchissimo curriculum: pluridirigente funzionario, amministratore, docente universitario, e poi c'è anche un altro piccolo particolare non meno rilevante, ovviamente. È anche il sindaco della città di Avezzano. Con grande piacere e profonda amicizia vi presento il dottor Giovanni Di Pangrazio. Gianni, visto che mangio poco, mi appoggio un po', che tu corri, sei uno che c'ha il fisico. Stai bene. Ci sta Mara Venier, dalla via? Mara Venier è febbricitante. Sta mangiando pane e prosciutto, credo. Vabbè. Almeno gli vengono le maniglie. Però l'ha detto, gli avezzanesi se lo ricorda bene, cioè quando è passato ad Avezzano. Sindaco. Ha lasciato un figlio, quindi una cosa è. Sindaco, ti grazie. No, perché. No, così dovrebbe ritornare, perché. Raffaella, tu sei pescarese, siamo sanguigni qui, non abbiamo peli sulla lingua, via, bene. Come vogliamo andare, sindaco? Dica lei. Sì. Di che cosa? Beh, diciamo, cioè, che commentiamo, questo, no? È chiaro che questo teatro penso che debba essere ulteriormente e più messo a disposizione della città. Vero. Noi abbiamo subito messo la targa, la scritta, sì, perché non c'era la scritta, ma il teatro lo dovevamo ben identificare, il teatro De Marsi, perché, vero, come diceva e si diceva prima anche con Rodolfo De Laurentiis, questa, la città di Avezzano, e questo teatro deve rappresentare tutta la Marsica. E quindi penso che era doveroso, per la tua carriera, per i tuoi successi, anche se, ripeto, e qua mi rivolgo di nuovo, consigliere, facciamo fare il salto a questo nostro grande, grande artista, impegniamoci per questo, cioè te lo chiediamo e te lo chiede la città di Avezzano e la Marsica. Comunque, per quanto riguarda il ventesimo festival, era necessario farlo qui al teatro. Grazie. L'acustica è bellissima, la scenografia è bellissima, la regia è eccezionale, e tu sei un artista che meriti sicuramente di più, e questo per noi, grazie, è un onore, è una soddisfazione e è un qualcosa che ci fa stare bene, perché tenere un artista come te, è chiaro che vorremmo che un artista come te facesse anche quel salto che meriti da parecchio tempo. Grazie, sì. È vero, dottoressa Veronica Maia. Veronica. A tutti, poi al capostruttura, a tutti quanti, penso che. E qua ognuno c'ha il santuario suo a cui andarsi a genuflettere, quindi capirai. Veronica, sì. Poi ne parliamo con Veronica. Perfetto, no Gianni, sono cose logiche strane. La politica non sarà proprio straordinaria, ma pure la televisione, figlio mio. Quanto te voglio bene, Gianni mio, vieni qua. Allora, caro sindaco, innanzitutto fammi dire due cose. Grazie, io mi permetto un tu senza infingimenti, perché il sindaco Di Pangrazio, già quando era direttore generale della provincia, onestamente, senza voler comparire, stando dietro le quinte, era sempre pronto invece a contribuire per fare in modo che questa manifestazione crescesse. E io per questo gli sono comunque devoto, e lui lo sa. Grazie. Oggi lo fa anche da sindaco della città, certo, così come si può, con i conti che si possono fare. Però ti devo ringraziare, ringrazio te e l'assessore De Angelis, perché devo dire la verità, lo sprono, oltre a Giancarlo che insomma minacciava, vero Giancarlo, di farmi arrivare in teatro, poi è arrivato da voi, mi avete dato la tranquillità massima e totale, perché per fare tutto questo evento bisogna stare qui dentro almeno 6 giorni. Per questo prima ho ringraziato il personale, ho ringraziato il funzionario del teatro, i dirigenti, ma è ovvio il sindaco e l'assessore alla cultura De Angelis. Grazie. Grazie, chiaramente il personale che si è messo a disposizione. Fantastici, i vigili tutti, del fuoco, il comandante che è stato eccezionale. Lampieri è uno di noi. E penso che lo meritate. Lo faccio cantare prossimo anno, responsabile del dipartimento. No, veramente anche i vigili, devo dire la verità, quando vengo a presentare spettacoli per altri, li vedo che mi girano intorno. Stasera, per non agitarmi, non li ho neanche visti, ma siccome loro sono dei nostri angeli, ancora un applauso ai vigili del fuoco. Grazie. E il 15 andremo a difendere, bravo Gianni, a difendere a Roma la struttura di Avezzano, perché tentano ancora una volta di doverla o di poterla
ridurre Avezzano e tutta la Marsica ai numeri per mantenere la struttura così com'è. Caro sindaco, io ho voluto, proprio io personalmente, poi ne parlai con i miei collaboratori, conferirti il disco Corazza. Giancarlo, ecco, lo sta inquadrando qui, è un incanto. I ragazzi dell'Istituto Statale d'Arte, liceo artistico, oggi che dir si voglia, io ancora sono romantico, dico l'Istituto d'Arte, sono meravigliosi, guardate che opere d'arte. Io poi col premio Civiltà dei Marsi, sapete che proprio ho la fissa, e la fissa del disco Corazza, che è il simbolo di questa terra. Va corazzato sto giovanotto, perché insomma ogni giorno si siede al Palazzo di Città, affronta milioni di problemi, e chi la vuole cotta e chi la vuole cruda, chi vuole l'anello e chi vuole il diamante, no, per dirla così. Allora il premio Civiltà... sull'anello devo dire che l'anello 90% della città non voleva l'anello, e siccome era una promessa fatta a questa città quando mi sono candidato, ma la stessa promessa che avevano fatto gli altri sindaci, quindi erano tutti propensi a funzionerà, sta funzionando bene, la città è viva, e penso che tutti ad Avezzano pensano di poterla apprezzare. Quindi questi sono impegni che abbiamo preso. Lo scudo serve lo scudo, perché effettivamente oggi è dura fare il sindaco, e quindi ci vuole uno scudo, ma non difensivo, cioè uno scudo protettivo per sfondare e per andare avanti. Per rispondere alle istanze di tutti, la motivazione, perché sei un premiato ufficiale in questo momento, caro sindaco, è per l'intensa e meritoria attività professionale da te svolta in qualità di dirigente, l'abbiamo detto, funzionario, amministratore, docente universitario, profondo conoscitore, il dottor Di Pangrazio, della complessa macchina amministrativa. Il riconoscimento gli viene conferito ovviamente anche perché si impegna lacrimente e quotidianamente con abnegazione, assoluta dedizione, in qualità di sindaco di questa città. E siccome l'idea è mia, anche con tanto affetto e con tanta amicizia. Grazie, al dottor grazie, grazie, Giovanni, veramente onorato. Grazie.